di darmi di intervenire ad un incontro che forse è tra i più importanti, credo tra i più interessanti fra quelli programmati appunto dalla dottoressa, che ormai da tempo si occupa di Europa e lo fa sempre in maniera brillante. L'idea dell'open talk è molto interessante perché effettivamente ci induce ad allontanarci dagli schemi tipici, che sono quelli del seminario, del convegno, della didattica propinata a gruppi che sono più o meno interessanti e che vengono magari, più o meno interessati, e che vengono magari ad ascoltare e se ne vanno poi senza ricordare molto di ciò che è stato detto. Questa invece logica, quella del dialogo aperto, quella della contaminazione fra poesia, immagini, teoria, diritto e così via, mi sembra una soluzione davvero ben pensata. Per me è sempre un piacere, vi dicevo, tornare e devo dire che questa volta mi ha veramente messo in crisi la dottoressa Tuzza, perché avevo preparato una, potrei anche farvelo vedere, una relazione sul danno non patrimoniale allo straniero, quindi volevo soffermarmi su aspetti, diciamo molto tecnici, giuridici in senso stretto. Poi vedere questo video e sentire le parole di chi ha fatto i saluti iniziali ha sconvolto completamente le mie idee, quindi parlerò di tutt'altro. Brainstorming, nel vero senso della parola, tempesta di idee, mi è venuto in mente che la relazione sarà invece sul diritto ad una casa.